Bentornati alla taverna, video post nazionale. Oggi abbiamo un ospite speciale, ve lo introduco subito con una foto. Ba-bam! The legendary player Philip. Ciao Philip. Salve a tutti ragazzi, ciao bello. Come va? Ti sei ripreso un po' da questo nazionale? Allora, mi sono divertito un casino, è stato divertentissimo il nazionale. Non mi aspettavo un'affluenza così grande, Così sinceramente. completa, C così così. sì, 100, 164 o 161, Sì, non mi ricordo. 161 alla fine perché due poi si sono solo iscritti ma non hanno giocato un 2-3. Però sì. Esatto, no, comunque è una roba fuori di testa. Dove erano tutti questi giocatori? Non ci sono mai stati. Infatti noi l'abbiamo detto, noi abbiamo, per carità, tu lo spoileriamo, sei il runner-up, sei arrivato secondo, però sei il champion della Lega annuale. Sei tendenzialmente il primo giocatore della classifica dei Pro Point che ha vinto il viaggio in Giappone e che si andrà a godere l'Asia. Sostanzialmente Sì, ti sei esatto. fatto il culo tutto l'anno e poi l'ultimo giorno hai un po' No, sfigato, vabbè. ammettiamolo. Però Ho avuto un po' di sfortuna, però sì. ci sta, sai, alla fine ho vinto tanti tornei, ho fatto tanti bei result, che teneva male uno, che poi va male, cioè era secondo su 160 Male player, per modo esatto. di dire, infatti, cioè. Ci sta, ci sta. Ho perso anche contro un giocatore, secondo me, molto bravo, Assolutamente probabilmente. Lorenzo, sì, assolutamente, un ragazzo di Udine. Un player molto preparato che portava il tuo stesso mazzo. L'abbiamo visto giocare, ha fatto delle giocate ottime in finale. E Sorio, andiamo a vedere. Faccio spoilerò la tua lista del mazzo. La vediamo qua. Giocavi Kabba. Esatto, giocavo Come 6 mai Kabba. questo? Vabbè, U6, il perché U6 è. Allora, vabbè, U6 perché è un engine potentissimo, cioè hai la capacità di poter chiudere l'avversario entro turno 2-3 oppure fare control in base alle situazioni. Quindi il mazzo è versatilissimo. Perché giocavo Kabba al posto di Broly? Per un mero fatto di blocco. Cioè, a noi mancavano quelle carte che sono per esempio Flying Nimbus o Mira, che permettevano a Broly di essere più performante rispetto a Kabba. Cioè, ti faccio un esempio: adesso che abbiamo la Nimbus, ho già switchato leader, sono già passato a Broly. Perché Sì. Ma Nimbus a Kabba fa malissimo. Kabba è forte assolutamente perché è esatto, è esplosivo, dà quei più 5K a tutto il bordo, sì. Sì, fa però bordo della Madonna. L'ho visto una nei Nimbus ti game ammazza. dove è attaccato con 12 pezzi. Esatto, esatto. In top 8 contro il mio compagno di team Giorgio che giocava già Nemba. Sì, esatto. E quindi ritenevo Kappa in quel momento superiore rispetto a Broly. Sì, concordo. Cioè, Broly è un leader un po' più da accesso ad altre carte, un leader un po' più completo su altre cose, però appunto mancandoci Esatto. Nimbus e un'altra serie di carte che speriamo usciremo appunto nel draft box o in una versione italiana del draft box, si potranno andare ad aggiungere. Sì, quello Esattamente. assolutamente. La lista vedo che boh, è abbastanza standard, nel senso non. Sì, nulla di eclatante. Grosse, hai messo due Ciampa che magari tutti Esatto. non giocano e poi per il resto Sì, il non resto è vedo tutto nulla abbastanza standard. di così strano. La side invece è molto interessante perché hai scelto di mettere, vabbè, i counter che di main in questo mazzo ovviamente non si giocano perché non servono. E poi, come avevo già detto e pensato con Mattia, eccetera, quando parlavamo di fare i mazzi col team e tutto, i Kabba di side, l'abrogatore, e Esatto. il Frost Deadly Poison. Che anche quella è stata una carta molto forte. Sì, vabbè, il Frost è incredibile contro i matchup rossi, perché contro rosso U6 con Kabba fa veramente fatica, per il semplice fatto che, allora, il dado cambia tutto, ma facciamo finta che noi partiamo secondi, quindi siamo molto svantaggiati. Lui avrà due mana, quindi quando noi ne avremo due, quindi non possiamo chiuderlo subito. E è pronto per farci tutto qui, che a noi fa un male, ci toglie due pezzi e quei due pezzi lì vuol dire un turno perso. Quindi contro rosso cosa facevo? Stallavo, aspettavo, buildavo bordo pian piano senza mai attaccare. Appena lui si scopriva un po' che provava a tirare una battle card grossa o qualcosa del genere, gli facevo frost, lui era obbligato a passare, toccava a me, lo chiudevo di mano e lo TK'avo. Cioè, facevi la classica chiusura da un turno con tutto per tutto e via. Tanto, Esattamente. giustamente, tu hai un leader che può self-awakenarsi fino a anche una vita, per dire, prima di poi fare awaken.
mentre Esattamente. continui a prendere pezzi, continui a prenderti vite, a vedere carte, hai una mole di pestata Esatto. enorme. Oltretutto hai praticamente quasi tutte battle card, che chiama battle card, che prende battle card, e anche ripartire, ad Sì. esempio, quando ti fanno un unexpected turn o un kami, non è un problema. Esatto, fai bordo molto facilmente. Molto facilmente. E... Anzi, Kami, ti dirò, mi fa molto Cosa? piacere quando me lo fanno, perché vuol dire che se fanno Kami, si chiudono di 4 mana. Uno di Kami, due di effetto e uno di Champevados, che sicuramente salverò. Sì. È ottimo, è ottimo. Vai a, infatti mi è capitato più volte di vederlo sia in streaming che in altri tavoli dove il giocatore è ovviamente costretto a fare kami perché non, se no non esce dalla partita, giustamente. Però il turno dopo poi va comunque a perdere, anche perché Vabbè, poi sì. Esatto, bastano due o tre battle card lo stesso per ripartire, perciò non... questa è la forza appunto di Kabba, che basta una Kayle e rifai tutto il tuo Esatto. board. Vedo anche che hai i tradimenti del maestro, penso per Broly. Sì. Esatto, Broly BR. Broly BR, che appunto ha battle card costo 6-8 con due energie in campo, perciò quindi sono una carta molto utile. Fortissimi, Sì. veramente molto forti. Volevo far vedere una tua giocata che secondo me è quella tendenzialmente più forte del torneo, quella che hai fatto game 1 in finale, che magari ce la commenti live. Ah sì, Qua certamente. siamo praticamente quando sostanzialmente lui adesso ti sta attaccando, ti ha mandato a una vita. Dopodiché, Ok. intanto fa tutte le sue porcate varie, eccetera. Tu gli fai Champa Evados E mi salvo. e ti salvi. Sì, praticamente quel game lì cosa ho fatto? Sono... Allora, come tutti i game, sono partito secondo. Quindi ho detto bene, secondo contro Mirror Match è abbastanza brutto. La mia mano era non delle migliori, quindi quello che continuavo a fare era metto mana, attacco di leader, passo. E non mi scoprivo mai, non prendevo mai vite col mio leader, non facevo mai niente. Aspettavo che l'avversario buildasse bordo. Lui aveva una roba come 12 battle card sul campo. Quindi si sentiva abbastanza sicuro di chiudere, però io ero ancora con, non dico mano grandissima, avrò avuto 7-8 carte in mano, però avevo tutte le vite. Lui ha Non avevi cercato... ancora una decina in realtà, sto guardando adesso, perché tu hai fatto praticamente hai fatto Arrival di Champevados, Ah, sì, poi alla hai fine. combattuto 4-10.000 e adesso hai ancora tipo 6-8 carte in mano con 3 energie open. Esatto, io sono Sei stato a una open vita, però a te perché non interessa a me non assolutamente. interessava. Io speravo di salvarmi anche l'Awaken, però me l'ha forzato. Vabbè, è stato bravo, mi ha forzato l'Awaken. Ho fatto l'Arrival di Champavados come ultima giocata per salvarmi sull'ultimo attacco perché sapevo che se l'avessi fatto prima, se ritenevo il mio avversario abbastanza bravo, quindi mi avrebbe fatto la Kefla, la Peak of Perfection sul mio Champavados, me l'avrebbe sbiancato e avrei perso sicuramente quel turno lì. Quindi l'ho fatto alla fine, mi sono salvato dall'ultimo attacco, lui è andato tapped out, non aveva Sì, più attacchi da ha fare. potenziato il tuo leader, tra parentesi, è andato tapped out, cosa Esatto, molto importante. Lui l'ho veramente rischiato forte. anche in game 3, perché cioè, si è committato tutto, però non ha pensato poi nemmeno a quello, perché il tuo leader si potenzia, prende più 5.000 quando l'avversario ha tutte le energie tappate. Esattamente. Sì, quindi ha fatto una giocata abbastanza rischiosa. Qua poi tu adesso stai iniziando a tirare su board. Sì, poi una volta che ha passato io ero sicuro di chiudere perché avevo anch'io la Kefla, gliel'ho fatta sul Champa, sbiancato, lui non può più combare Esatto, niente. infatti volevo arrivare a quello che è una giocata che ha sorpreso anche Raffaele. Adesso vediamo se riesco a trovarla. Perché poi lui ha iniziato a pescare vite. Ecco, aspetta, siamo trovati troppo avanti. Lui ha iniziato a pescare vite, ma non poteva usare le carte che aveva in mano perché era full tap. Esatto. E quella è la classica situazione in cui perdi il mirror match, quando l'avversario ti sbianca il Champevados, tu sei full tap ed e non puoi Eccola. salvarti. Tu stai facendo. Adesso hai fatto. Cioè, hai attaccato con Champevados, hai fatto Senzu, Caulifla, Kabba per fare blu e giallo. E gli hai fatto l'arrival di Kefla in questo momento, sbiancando Champevados, facendo sì che poi tutte le vite che prenderà lui tendenzialmente saranno Se sono dei dei 10.000 sono carte 10.000, morte. eccetera. Però comunque, nonostante tu abbia alcuni, anche solo alcuni 5.000, sono. Nel mazzo dovrebbero essere 8, 10, tipo 12 in tutto.
più della metà sono stati usati come target di Evolve o altro, perciò eri abbastanza sicuro di poter chiudere. Sì, mi sentivo, ho detto quel turno lì, quando lui ha passato e io con una vita ho detto, boh, basta, è finita, adesso lo chiudo per forza. Anche perché tu hai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi in campo, più ancora il leader che deve attaccare facendoti pescare una carta, cioè eri proprio in Sì, una botte di ferro. era finita lì. Sì. È Era un game perso che è stato ribaltato, stato ribaltato appunto, assolutamente. con molta pazienza. Bisogna solo aspettare e aspettare che l'avversario provi a griddare sentendosi troppo sicuro, lui ti Sì, tu sei scarica la rimasto, mano e tu con 8 vite fino a turno 2, se non sbaglio, fino a turno 3, Esatto, che poi io rimanevo lui ha iniziato. sempre più alto possibile. Infatti qua attacchi con Caulifla e chiudi Double Strike. Invece, purtroppo, per noi, per il team, che questo è stato ciò che ha fatto sì che tu non arrivassi primo, sono queste idee, adesso lo faccio vedere perché sono andato avanti, è questa particolare giocata che hai fatto in Game 3, partendo per primo, quindi noi eravamo abbastanza sicuri che tu potessi vincere. E io avevo già la partita in mano, ho detto parto per primo, è già mia. Tu fai E invece? Ciampa e Vados in energy di primo turno, quindi hai già la double call, sei a posto, non hai bisogno di far niente. Metti Caulifla nelle energie, fai Kayle, perfetto, cioè partenza perfetta, Sì, senza, anche standard. senza Planet Sadala, però va bene comunque. Guardi 10 e E non c'è in niente. 10 carte non c'è niente. Ma tra l'altro non mi è mai capitato né in playtest né in torneo, anche No, sì, perché ho non talmente c'è. tanti target nel mazzo che ho detto No, sono impossibile. incredibili. Infatti, incredibile. Ci siamo guardati io e Mattia e ho detto: non c'è niente? Vabbè, E ho detto, vabbè, può fa capitare, dai. niente. Può capitare, dai. Va bene, ci sta. Perfetto. Andiamo un po' avanti. Passi, giustamente, perché dopo che hai messo il target non è che puoi fare niente. Qui fai solo due o tre pezzi. Inizia a fare un po' più di board di te, che è quello che poi l'ha salvato e ha fatto sì che potesse vincere. Tu metti la terza energy, fai un'altra Kayle, dici va bene, boh, adesso sono tranquillo, ok, una è andata, facciamo la seconda. E la seconda, dopo che abbiamo pescato di nuovo 10, non ha target. Niente. Infatti, quando ho fatto la seconda, ho visto che non c'era niente, ho detto, vabbè, ho perso. Purtroppo poi questa è Sì. stata la giocata che ha condizionato la partita Da e che ha lì fatto sì era che... già finita, io potevo anche concedere, che Sì. tanto non avrei mai recuperato. Te la sei giocata lo stesso perché hai detto comunque sei un giocatore in grado di ribaltare le situazioni e hai Esatto. anche rischiato di vincerla perché poi comunque Lorenzo ha fatto lo stesso errore del primo game, cioè quello di farsi prendere dalla foga e di rushare. Io ho sperato nel misplay del mio opponent, era l'unica cosa che poteva farmi vincere. Infatti l'ha fatto, però purtroppo aveva Ma un nonostante vantaggio. quello, esatto, ero Aveva un talmente sotto di vantaggio carta. carte, board e mano che ormai era non si poteva più recuperare, purtroppo. Dopo questa Ma era giocata, dopo destino, era destino. due tap senza target di Evolve, senza poter fare nulla, era impossibile. No, ma è Kayle che mi ha detto, guarda, te devi portarti a casa Broly che devi cambiare leader. Sì. Infatti adesso gioco. Adesso giochiamo quello tamarro gold da 2000 euro, anche se No, non adesso giochiamo Broly quello forte. no. Ci sta, fa parte del gioco ed è una cosa che può capitare. Ovviamente Lorenzo appunto non è che non sia stato in grado di giocarsela assolutamente. No, è stato molto bravo, è stato No, bravo. no, Io già lo conoscevo come giocatore, era venuto anche a giocare a Mantova da noi. Un ottimo player, veramente un sì. ottimo player. Adesso allora, gli altri facciamo una rapida diciamo Analisi. analisi della top 8. Avevamo Diego Cristiani che ha portato Yamcha rosso-verde classico, appunto, probabilmente ha testato tantissimo contro Usei. L'ho beccato in top 4. Cioè, hai vinto, easy, però. Easy no. Allora, Cioè, è no, un easy ottimo per modo di giocatore dire, anche lui. però. Sì, esatto. Allora, diciamo che Adesso se guardiamo. parto per primo, per lui il matchup è molto sfavorevole. Assolutamente. Ovviamente io tiro il dado e parto per secondo, perché Perché non si sa mai che ma noi vincessi siamo un dado. forti, lo sappiamo, sì. Esatto. Ribalto la prima e vinco. La seconda parte di nuovo lui, mi salta per aria completamente con Yam. Penso che mi faccia doppio, triplo denaio, una roba del genere. Mi Sì, distrugge. ne gioca Non solo, ho... stavo guardando la lista, ne gioca solo tre. E la terza partendo per primo io...
turno 2 gli ho fatto kill Caulifla. No, anzi, gli ho fatto doppia Caulifla. Costo 1. Ho fatto l'arrival di Champevados. Ho fatto doppio evolve di Caulifla. Ho attaccato, l'ho lasciato a 3 vite. Ho passato, lui pesca, mi guarda e fa: guarda, è impossibile che risolva a bordo, e ha concesso. Sì, sì, no, purtroppo se vedi tutto qui il primo turno riesci a tenere il primo attacco bene, se no poi è insostenibile. Esatto. Poi c'era Alessandro Salomone, anche lui Usei, lui giocava solo due Senzu, ma anche e giocava i Kabba Lorenzo di main. Giocava due Senzu, giocava i Kabba di main al posto dei Ciampa che giocavi tu. Poi per il resto più o meno è simile, però sta scelta non la condivido. Forse aveva paura del mirror match, però secondo me Ciampa sono abbastanza essenziali. Assolutamente. Poi ci sei tu. Ringrazio ancora. Dopodiché c'era Lorenzo Urgolo, che invece ha fatto la scelta di giocare Broly, Usei. Un altro compagno di team, tra l'altro, lo Sì, salutiamo. salutiamolo. E lui infatti giocava i Ciampa Double Strike, la Bloodlust, il Bardock Overrealm, vabbè, i Beerus Bicolor e i Counterplay Gohan e Ciampa. Sì, e lui ha giocato leader Broly, che Sì. comunque è fortissimo. Poi invece c'è Infatti, vediamo in top 8. quello di, vabbè, di Lorenzo. Lorenzo, a differenza tua, gioca una Kefla, quella super rara. E gioca Vegeta e Kabba dello starter. No, aspetta, una Kefla super rara quale? Ah, ok, quella Quella di estrema. espansione, che ha Unione Potata. Non mi piace quella Kefla lì, perché sì, è forte forse contro Janemba, ma sprecare due costi 4 non mi piace. A me onestamente non, cioè io non l'avrei giocata nemmeno in 1x. Tanto hai Una l'altra che fa il suo dovere benissimo. E non... cosa che Sono curioso sicuramente non di Kabba e Vegeta e Kabba dello starter. Li sono aveva due male. inside. Non sono affatto male, sono un'ottima Sì, carta. Ma curioso. infatti aveva una bella side. Il main bello, ci sta, vabbè, alla fine tutti molto simili, main. Sì. I main Una in cosa più che giocano però, solo due Senzu. che ci può stare, ci avevo pensato Non è, anch'io, la sì, cosa non che è. non condivido è la Kefla Peak of Perfection 3x, secondo me quella è la carta più forte del mazzo. Anche perché, soprattutto in mirror match, sbiancare Champevados è È essenziale. forte in difesa, è forte in attacco, è semplicemente troppo, troppo sbagliata. Sì. Poi c'è Gianmarco Lampugnani che ha portato Broly BR, lista classica, quella con cui tu hai vinto a Milano. Non vedo differenza, a parte i Ciampa. La chain di critico e la chain normale, molto semplice. Broly non è che ci sia chissà che da dire. No, no, un ottimo mazzo. Poi c'era il nostro buon Giorgione, anche lui Eccolo membro qua. del team, che se l'è giocato L'eroe. benissimo, è stato bravissimo. Visto io, avendo streamato e fatto da judge durante il torneo, ho guardato poi dei pezzi delle sue partite, ha fatto delle giocate fantastiche, è stato bravissimo. Poi Ecco, l'unico player contro cui sono partito per primo, poveretto. sì. E L'unica lì cosa che ha avevo detto, vabbè, se cambiato parto per tutto. primo me la gioco, e invece no. Esatto. Lì è contro 6 che ti parte per primo. Non dico che hai già perso, ma fai una fatica abnorme. Sì, lui giocava a Janemba, lista che avevano anche altri membri del team, come Mattia. È una lista molto performante, solida, non, cioè, non c'è bisogno nemmeno di descriverla. Cioè, l'unica cosa è che secondo me si può, tra virgolette, variare, è la scelta, il numero dei counter tra Esatto. spade è troppo facile, poi per il resto più o meno Esatto. E è se tutto noti, abbastanza simile. noi non giochiamo la gente. Sì, la Odino, quello è opzionale, cioè per me non dico che sia inutile, però boh. Si può giocare in 1x, come no. Sì, è che era troppo costoso per il meta attuale. Non, rischi di non arrivare nemmeno al turno 4 per farlo. Esatto, poi pagare 4 era fuori di testa, anche in mirror match, cioè ti becchi un counterplay e sei morto. Sì, assolutamente. Poi c'era questo coraggioso Stefano Fabri che è arrivato terzo e ha portato Lui è King l'eroe. Vegeta. Lui è l'eroe del nazionale. Lui è l'eroe del nazionale, veramente. Questo è un mazzo molto forte perché di base è sostanzialmente è un anti-Usei. Il problema Questo mazzo ha un leader strepitoso, è quello. sì. Leader strepitoso.
leader che cioè, pesca tra le prime, cioè nel senso il fatto di come esserci è allucinante. Fortissimo. È allucinante. Ha una sola grande pecca che è l'Awaken. Esatto. Quello purtroppo è la pecca. E lui probabilmente, secondo me, ha perso perché ha scelto di awakenarsi nel momento sbagliato. Perché un turno in cui avrebbe potuto fare doppio effetto di leader che gli sarebbe stato più che utilissimo, ha scelto di awakenarsi in difesa per non prendere un danno. Contro un 6? E non, no, io non lo so, avrei dovuto vedere la partita. Sì, infatti, secondo me ha perso anche per quello. Però comunque ci sta un mazzo molto bello. A me Vabbè, piace. è Sì, stato guardarlo, veramente un beh. eroe. Terzo posto con questo No, no, leader regge, qua. vuol dire che era preparatissimo contro Sei Janemba, assolutamente. Sì. Lui non, appunto non gioca due Kaioken di side, di main gioca i due quelli dello starter, questi quattro, che sono Pesanti. molto meno pesanti, perché questo mazzo ovviamente arriva a turni alti, non devi committarti tappando 5 energie e rischiando di poi perdere il turno dopo. Carte strane non ne vedo. Classico Trunks Quercino, i vanilla, i verdi vanilla, le Father and Son, 4 field, eccetera. L'unico problema di questo mazzo è che se non vedi la field è Sì, molto sei a dura. piedi. È molto dura. Sei troppo legato alla carta terreno. È vero che serci tantissimo, quindi non è un grosso problema trovarla. Però si sa mai. Gioca un Trunks, quello costa 2, 15.000 critico. Così. Però ci può stare. Perché penso che possa calarlo di field o di leader. Adesso non mi ricordo Sì, bene lo l'effetto del leader. cala così. Però ci sta appunto. Non è male. E poi cos'altro? Gioca due Trunks di main, quelli Overrealm. Che avrebbe voluto che fossero stati Bardock, eh? Sempre per searchare, cioè per quello. Due Bardock Overrealm, quelli Double Strike. Giustamente, perché se non li giocasse sarebbe un'idea un po' stupida. Un ultimo guardiano di main e uno di side. E poi, vabbè, tutto qui e l'after image. Fa 5 counter di main più 2 È remove. un mazzo che può essere sia molto aggressivo che molto Sì, difensivo. può fare tutti e due. Sì, è un mazzo, cioè una versione molto interessante. Mi spiace che, cioè, c'era anche un mazzo Broly Nero Leader così. Uguale, identico, molto più control, a cui ho visto vincere dei matchup contro Usei, anche altre cose, però probabilmente un player un po' meno esperto, tutto lì. Poteva essere una cosa molto interessante, però magari cercherò di fare una decklist o qualcosa. Boh, torniamo alla tua foto, vai, così ti ho nello schermo. Che dire di altro? Ovviamente il team andrà avanti. Noi in europeo ne abbiamo 4. Allora, siamo io, Benji e Lorenzo. E oddio, poi non mi ricordo. Ah, Giorgio, scusate. E basta, sì, dovremmo essere noi In quattro. 4 è forse Jonathan, perché è arrivato 17esimo, però potrebbe esserci se Lui è andiamo a sempre prova, eccetera. colpito dal paletto della sfortuna. Lasciamo stare, poverino. Zorzella, 17esimo. Poverino, poverino. Per rating, oltretutto, con uno solo davanti, cioè a 13 punti, un altro c'era solo un'altra persona sopra di lui. Poi, vabbè, poi mi spiace, però ci sta anche quello nel gioco. E comunque, se dovesse essere così, abbiamo 5 giocatori su 16 del team, quello che sarà il team italiano in top, che è un risultato ottimo, assolutamente. Assolutamente Mi dispiace un po' per Faccio e Matti, però ci sta. sì. Per faccenda mi spiace tanto, però se l'è giocata, ha avuto un po' di sfortuna, non era la giornata sbagliata, probabilmente. Probabilmente sì, fa anche quello. E poi era un po' che non giocava competitive Faccio, quindi era da un po' che era, tra virgolette, fuori dalle scene dei tornei grossissimi. Quindi magari non Esatto. era troppo abituato ancora a sopportare la pressione e tutto, almeno lui ha detto che qualche cavolatina l'ha fatta, cose che Sì, normalmente l'ha non detto anche farebbe, a me. quindi ci sta, ci sta. Anche perché è uno dei player migliori che conosce, quindi so che lui è molto Sì, bravo. no, E no, il no, assolutamente. mazzo giusto ce l'aveva, perché alla fine era il mio stesso mazzo, identico, spaccato. Uguale, sì.
Semplicemente era la giornata no, Sì, purtroppo. ci sta, ci sta, ci sta. Bene, che dire, io ti ringrazio. Ci Grazie a te. metteremo poi, adesso pubblichiamo poi sui social le foto dei premi di Filippo, così ve li facciamo vedere. La mette poi lui, farà una bella fotina, così vi facciamo vedere il leaderboard e tutte le cose real. E anche il tappetino. Ah, io faccio vedere il mio che è bellissimo. Il mio tappetino da judge di livello 1. Ma infatti te che non hai giocato è il tappetino Fantastico. più bello. Ta-ta-ta. Bellissimo. Con la secret giallo-blu. E quello giallo, quello rosso-verde che aveva Michele a livello di colori era qualcosa di allucinatamente figo. Ancora più Non figo. l'ho visto. Era veramente bello. Veramente bello. Cioè sul sito, dovrebbe esserci sul sito dei reward americani. Che poi, beh, Però non ho sostanzialmente la tirato secret sopra. di Radish è uguale, ma fatto Cioè, è così. stupenda, Secret Radish. Sì, fantastico. Bene, io ti ringrazio, ti saluto. Mi raccomando sempre le solite cose, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanella per le notifiche e grazie Filippo del tempo. Grazie mille a voi. Ci rivediamo in testing. Ebbene, ciao ciao! Ciao a tutti.